La bimba di zucchero filato, il mio romanzo che racconta la malattia che purtroppo riguarda anche i bambini. Non è un libro triste, ha voluto accendere questo romanzo i riflettori anche sulla malattia che colpisce i bambini. La bimba di zucchero filato, la bimba naturalmente è la protagonista, la piccola Chloe, di zucchero filato per indicare la tenerezza ma anche la fragilità. La fragilità che non riguarda soltanto i bambini, ma anche gli adulti. Il libro infatti intreccerà molte storie, molte vicende, molti personaggi e saranno diversi i personaggi di Zucchero Filato, il tutto raccontando un filone di speranza che non deve mai demordere. La bimba di zucchero filato è un romanzo che fa seguito, sebbene la trama sia assolutamente autonoma, a un altro romanzo di Mare in Cielo. Di Mare in Cielo termina con il cosiddetto finale aperto e mi è piaciuto nel romanzo La bimba di zucchero filato riprendere anche la trama di Mare in Cielo. Dicevo in maniera indipendente, il romanzo La bimba di zucchero filato ha avuto diversi riconoscimenti importanti internazionali. Questo a riprova che la giuria non ha in qualche modo sentito la difficoltà di non conoscere il romanzo precedente, perché come sottolineavo sono comunque due romanzi indipendenti, sebbene intrecciati. Ho scritto anche altri lavori, essendo di Gasperina. Ho dedicato un testo alla nascita della casa di carità di Gasperina in epoca del secondo conflitto mondiale, quindi un tempo difficile da un punto di vista storico, economico, e questo testo racconta la solidarietà di un intero borgo che volle fortemente realizzare questa casa per i più bisognosi. Ideatori di questo progetto sono stati Maria Innocenza Macrina, una donna che dedicò l'intera vita ai più bisognosi, e il parroco dell'epoca, Don Nicola Paparo. Siamo a Natale, quasi a Natale, ho scritto anche un libro di fiabe. La magia delle fiabe mi è sempre piaciuta e Carillon racconta 12 fiabe per i più piccini, ma anche per i più grandi. Credo che non si smetta mai di essere piccini di fronte alle fiabe. E, ho voluto sottolineare il lieto fine che si raggiunge non soltanto a colpi di bacchetta magica, ma con il sacrificio, l'amore, la determinazione nel realizzare i propri sogni. Buonasera a tutti, ringrazio a tutti quelli che questa sera siete qui per questo bellissimo incontro. Innanzitutto voglio ringraziare i miei collaboratori e l'architetto qua Palmieri per la buona musica e le possibilità che ci dà di poterci accompagnare in queste serate che abbiamo organizzato come presentazione di libri. Naturalmente faccio gli auguri praticamente anche per l'autrice.
Rossella Paone, che la voglio ringraziare a nome di tutta l'Associazione Terra di Calabria per aver aderito al nostro invito per essere qui stasera. Naturalmente voglio ringraziare Cesare, che è stato il promotore anche di questa bellissima iniziativa, e poi un ringraziamento per una buona guarigione, un ritorno praticamente con noi, anche un nostro collaboratore importante come il signor Romero Strangis. Naturalmente voglio ringraziare Enzo Cittadino e tutte le persone che ci danno l'opportunità di poter organizzare anche questo tipo di eventi. Questo è il settimo libro che in quest'anno abbiamo potuto avere l'opportunità di poter presentare. E prima di chiudere l'anno voglio anticipare che il 23 ci sarà la presentazione di un altro libro, di un altro autore calabrese, come si calabrese pure te, però giustamente con tematiche diverse. Il primo incontro che abbiamo organizzato è stato il 16 di maggio con Luigi De Magistris, che ha aperto un po' questo caffè letterario. Cerchiamo di migliorare sempre di più e anche di poter veramente ringraziare tutte le persone che vengono praticamente a poterci incontrare, a poterci onorare, perché una buona presenza, una buona rappresentanza dà l'opportunità di non scoraggiarci e di andare avanti. Io ti faccio gli auguri perché non ti conoscevo, ti ho conosciuto attraverso Cesare. Quando ci sono delle specificità, soprattutto calabrese, noi sono da 25 anni che lavoriamo in un contesto sociale importante come Terra di Calabria e cerchiamo sempre di dare il nostro contributo importante perché persone come te escono praticamente dal sommerso pure, no? Per farsi conoscere, anche per farsi apprezzare, perché noi calabresi cerchiamo di un aiuto solidale tra di noi. Questa è la cosa più importante, quello che si sta perdendo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, dove purtroppo l'ignoranza, l'invidia praticamente a volte fa di volano di non farsi di organizzare questo tipo di manifestazione. Siamo qui nell'Associazione Terra di Calabria per la presentazione di questo libro della dottoressa Rossella Paone, uscito un paio di anni fa, ma che sta avendo un notevole successo a livello sia regionale ma anche nazionale. Infatti è stata insignita di vari primi premi un po' in tutta Italia e quindi dimostra il valore di questa nostra scrittrice. E l'Associazione Terra di Calabria quest'anno ha avuto belle presentazioni di libri con molti autori che hanno interessato un po' sia la sociologia sia la psicologia ma anche la politica. Questo è interessante e importante perché la letteratura deve anche interessarsi di problemi sociali, culturali ma anche politici. Quello di stasera di Rossella Paone è un romanzo, un racconto tratto da una storia vera molto interessante. È quasi, lo definirei, non un giallo, ma un libro pieno di colpi di scena. Quindi è un libro che va letto attentamente, ma si legge veramente in maniera molto scorrevole e molto velocemente perché è molto avvincente, con un finale inaspettato, un finale tra l'altro che è un finale secondo me un primo tempo perché ci sarà sicuramente una seconda parte del libro. Buonasera a tutti quanti. Benvenuti. Io spesso vengo qui a Pianopoli invitato dalla presidente dell'associazione Terra di Calabria, al quale rivolgo un doveroso grazie. Appunto, l'associazione Terra di Calabria è guidata dal presidente Sandro Gallo, che ci ospita per un nuovo importante incontro culturale
al termine di un anno al quale la sua associazione ha presentato e ospitato libri e personaggi di grande valenza, spesso controversi, ma indubbiamente di notevole impatto culturale e sociale. Questo, come diceva il Presidente, non sarà l'ultimo incontro, ma ce ne sarà un altro il 23, e quindi ancora continua questo iter culturale di questa associazione che va avanti ormai da 25 anni, come diceva il Presidente. Oggi, nel clima natalizio, favorito anche da questi splendidi presepi del maestro Salvatore Chiaravalle che vediamo qua intorno, c'è un incontro con la giornalista scrittrice Rossella Paone, autrice di La bimba di zucchero filato. Rossella Paone, all'anagrafe periodico religioso culturale Araldo di Gasperina, della parrocchia di San Nicola, vescovo di Gasperina. Come autrice pubblicati. Quindi siamo dai segni dell'amore, in Calabria letteraria editrice del maggio 2012. È la narrazione Sognosi all'epoca del secondo conflitto mondiale. Segue La signora più splendente del sole in Araldo di Gasperina, delle grafiche Falcone del luglio 2012. Poi Suor Maria Alessia Macrina, la madre Teresa del Pakistan, sempre delle grafiche Falcone dell'aprile 2013. È il racconto intenso di 60 anni di missione in Pakistan proprio. Segue Il giardino silenzioso, sempre grafiche Falcone dell'agosto 2016. È una storia profonda alla vigilia dei 60 anni di clausura di Suor Francesca, dentro il silenzio di una preghiera corale. Poi Innocenzo, gli occhi della fede, dell'agosto 2017, è la storia del diacono Innocenzo, martirizzato nel 258 d.C. Anche un filmato, un bel filmato che vi invito a guardare su YouTube, che è molto molto il senso della storia. Quando nasce un bambino è segno che Dio non si è ancora stancato dell'umanità. Questa è una frase di Tagore. Bene, innanzitutto buonasera a tutti. Mi era sfuggito l'orario. Vito mi aveva detto l'orario, ma si vede che proprio era così. Stavo leggendo. Ecco, innanzitutto io mi congratulo da quello che ho potuto capire dall'opera, ma l'autrice ora certamente ci farà andare in profondità, la ricerca proprio dei valori della vita. Ecco, non so se legge in positivo, perché i valori sono sempre in positivo, e in quanto c'è la visione della nostra vita, del perché viviamo e quali sono le colonne portanti per un futuro migliore della società. Naturalmente, ecco, nel libro, come nelle altre opere citate, non si va con la mente tra le nuvole, si cammina con i piedi a terra e dico guardando il cielo. Per cui si ha uno sguardo reale, alle volte drammatico di certe situazioni, specialmente quando si parla di bambini, ma si ha sempre uno sguardo proiettato verso un fascio di luce che mi porta lontano, che poi per noi credenti, ecco, questo fascio di luce è proprio il nostro Signore, siamo proprio in tempo. Quindi io sono contento di poter apprendere nello stesso tempo di essere con voi, perché sono quei momenti formativi. La persona per formarsi ha bisogno di, diceva Sant'Agostino, di rientrare in se stessi, essere accettati dagli altri, che è una forma di schiavitù a mio avviso, perché quando uno vive e dipende da quello che gli altri vogliono di lui o di lei, è finito di vivere, perché praticamente non è più se stesso. Quindi ecco, rientrare in se stessi, nella gioia scoprire le colonne portanti della vita, non nel lamentele,
che la Mentel non hanno mai costruito niente, ma la gioia di poter leggere la vita facendosi aiutare da una realtà che viene dall'alto e che completa la nostra esistenza. Quindi ecco, esprimo il mio grazie, chiedo scusa per essere arrivato dopo, ma... Buonasera a tutti, io voglio innanzitutto ringraziare i padroni di casa per aver voluto questo incontro, averlo curato anche con molta attenzione, dalle riprese all'intermezzo musicale, naturalmente a Cesare che ha creato questo contatto, al tavolo tutto dei relatori e a voi presenti. È una domenica molto vicina al Natale, quindi capisco che le alternative sono davvero tante, essere qui ha un valore ancora più importante. La bimba di Zucchero Filato, il mio romanzo che mi ha dato molte soddisfazioni perché mi consente ogni volta di confrontarmi con persone che non conosco ma che imparo a conoscere attraverso questo viaggio in scrittura. A me piace definire il mio impegno di scrittrice come appunto un viaggio in scrittura. Credo che un libro debba rappresentare un viaggio. Può accadere, così come nei libri e come nei viaggi intesi nel senso letterale del termine, che un viaggio possa piacere di più, piacere di meno, coinvolgere in particolar modo, anche non coinvolgere, però deve essere un viaggio. Cerco sempre di essere autentica, di raccontare qualcosa di vero e per vero non intendo necessariamente biografico. E ci saranno delle parti molto tenere, ribadisco, che riguarderanno la piccola Chloe, da ninne nanne a momenti di vera e propria contemplazione di questa bimba che subisce inizialmente anche una trasformazione fisica a causa della sua malattia. Ma la tenerezza e la bellezza di questa bimba emergeranno in qualche modo toccando il cuore delle persone che avranno voglia di ascoltare la sua storia. Allora, io volevo sapere se qualcuno vuole fare qualche domanda, qualche richiesta all'autore. Devo soltanto fare un piccolo intervento su questo. Cioè, è importantissimo il fatto di Madre Margherita, di Sorrento, della Clausura, però il romanzo, io ho visto anche, nasce appunto da questa ragazza madre, cioè parte tutto da lì, che praticamente la ragazza madre viene... a questo bambino non voluto, però alla fine anche questa ragazza trova il vero amore, l'amore vero, e quindi è un romanzo completo in questo senso, perché parla sì di clausura, di suore, ma parla anche di persone, gente, genitori della ragazza. Non posso dire di più, però è un parla un po' di tutta della nostra vita. Appunto dicevo che forse leggendolo possiamo ritrovare anche i sentimenti dell'autrice, perché l'autrice ha veramente questi sentimenti profondi. E, a parte questo, la Rossella, l'autrice, parlava del suo romanzo precedente, però vi devo dire, a sorpresa, come il suo libro, che questo romanzo avrà un seguito, che sta scrivendo, e quindi ci sarà ancora un terzo atto. Colgo l'occasione giusto per collegarmi con quanto hai appena detto tu. Lucia, la madre della bimba, subirà una vera e propria trasformazione, perché l'approccio con questa gravidanza all'inizio sarà tutto tranne che semplice, ma lei si innamorerà della sua bimba, un po' come tutte le mamme, ma questo accadrà paradossalmente proprio attraverso la malattia, e quindi quest'amore sarà particolarmente tenero, particolarmente profondo.
Detto questo, per quanti volessero approcciarsi alla lettura, io sarò ben lieta di dedicare questo testo, di fare una dedica, e vuoi aggiungere tu qualcos'altro? Non lo so. Allora, prima di concludere, le tre persone che sono qua nella sala, naturalmente, e tutte le persone che mi hanno dato la possibilità di poter organizzare, perché dietro quello che voi vedete c'è un lavoro dietro, la Calabria e forse in tutta Italia, perché come diceva pure Don Tommaso, ci sono alcuni valori purtroppo negli ultimi anni hanno dato grande difficoltà praticamente di visione, pertanto non si legge più, i ragazzi non leggono, e, diciamo c'è un po' di disgregazione sociale che forse fa bene a qualcuno, e noi che siamo vita, e noi che siamo liberi, uomini liberi in tutti i sensi, cerchiamo di amare noi stessi. Questa è la cosa, l'augurio praticamente è il messaggio che voglio sempre lanciare. E si parte sempre da una base, stiamo costruendo un laboratorio, un lavoro in corso, questa è una cosa molto importante. Naturalmente ringrazio Cesare e tutti gli altri praticamente che sono qui questa sera. Poi la serata si svolge in questo modo, culturali e tante altre cose, quando un evento praticamente è partecipato, sicuro avrà un successo importante. Questa è stata la mia testimonianza. Vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione, questa è la cosa più, e voglio fare un applauso. Così si inizia anche a fare un'impressione. Ringrazio l'autore Rossella Paone, che questa sera in terra di Calabria facciamo la 7ª edizione di presentazione del libro, un libro inedito rispetto ad altri libri che abbiamo presentato. Siamo veramente orgogliosi come terra di Calabria di poter ospitare anche questa specialità calabrese e di fare, diciamo, una nostra missione proprio di divulgazione e di partecipazione e di rendere, diciamo, far conoscere queste persone fuori dai confini a livello, diciamo, a livello nostro regionale. E per me, quando si organizza un qualcosa di importante come questo, anche per dare risalto praticamente alla persona che vuole, diciamo, farsi conoscere, un premio nazionale vinto a Palermo, un altro a Napoli, diciamo, parliamo di un qualcosa, di una persona che già si è spesa molto praticamente nella sua stesura di alcuni libri, e questo è un libro molto importante che abbiamo voluto, diciamo, offrire alla collettività, diciamo, locale, di poter, diciamo, far conoscere meglio le nostre specificità calabresi.